guida pratica per identificare lo scopo aziendale e personale. Unificare visioni per il successo integrato. Introduzione. Identificare lo scopo, sia a livello personale che aziendale, è fondamentale per dirigere efficacemente le energie e le risorse verso obiettivi che portano a soddisfazione e successo. Unificare questi scopi può creare una sinergia potente, guidando il progresso personale insieme a quello aziendale. Passo 1. Introspezione e identificazione del scopo personale. Riflessione personale. Dedica del tempo per riflettere sulle tue passioni, valori e ciò che trovi gratificante. Questo può includere meditazione, tenere un diario o sessioni di brainstorming. Definizione degli obiettivi personali. Chiarisci cosa vuoi realizzare nella tua vita e quali sono le tue aspirazioni a lungo termine. Questo ti aiuterà a capire cosa ti motiva e cosa desideri conseguire. Passo 2. Esplorazione e definizione del scopo aziendale. Valutazione della missione aziendale. Esamina la missione esistente della tua azienda e considera come questa si allinea con i tuoi valori personali. Dialogo con i collaboratori. Coinvolgi i team e i collaboratori nel processo di definizione. Scopri cosa motiva anche loro e come vedono il futuro dell'azienda. Stabilire obiettivi aziendali. Definisci obiettivi chiari che rispecchiano sia la visione aziendale sia le tue aspirazioni personali. Passo 3. Allineamento dei scopi personale e aziendale. Creazione di un manifesto condiviso. Sviluppa un documento o un manifesto che unisca i valori personali e aziendali in un obiettivo comune. Implementazione nella cultura aziendale. Assicurati che il scopo condiviso sia riflettuto in ogni aspetto della cultura aziendale, dalle decisioni quotidiane alle strategie a lungo termine. Formazione e sviluppo. Promuovi formazione e sviluppo personale che supportino sia gli obiettivi personali che quelli aziendali. Passo 4. Comunicazione e promozione del scopo unificato. Marketing e comunicazione. Utilizza il tuo scopo unificato come punto centrale nelle tue campagne di marketing e comunicazione. Mostra ai clienti come il tuo brand e i suoi prodotti o servizi si allineano a valori profondi e condivisi. Feedback e iterazione. Raccogli feedback da clienti e collaboratori su come il concetto di scopo viene percepito e vissuto. Usa queste informazioni per affinare ulteriormente la visione e l'operatività. Passo 5. Monitoraggio e valutazione. Revisione periodica. Valuta regolarmente quanto bene personalmente e come azienda stai realizzando il tuo scopo. Aggiusta le strategie in base ai risultati e agli obiettivi a lungo termine. Bilanciamento tra crescita personale e aziendale. Assicurati che la crescita in una area non soffochi o negletti l'altra. Mantenere un equilibrio è essenziale per una realizzazione duratura. Conclusione. Unire il tuo scopo personale con quello aziendale non è solo una strategia per il successo economico. È anche un modo per garantire che la tua carriera e la tua vita lavorativa siano profondamente soddisfacenti. Questo allineamento crea un'armonia che può motivare e ispirare non solo te stesso, ma anche tutti coloro che sono coinvolti con la tua azienda. Identificare lo scopo aziendale è un passaggio cruciale per assicurare che la tua impresa sia guidata da valori e obiettivi chiari e significativi. Qui sotto trovi 10 domande da porre per aiutarti in questo processo di scoperta. 1. Qual è la missione fondamentale della mia azienda? Che cosa intendiamo realizzare nel lungo termine? Quali valori guidano la nostra cultura aziendale? Quali principi sono non negoziabili nel nostro modo di operare? 3. Chi sono i nostri clienti e quali problemi specifici risolviamo per loro? Qual è il valore che portiamo effettivamente ai nostri clienti? 4. Perché ho iniziato questa azienda? Qual era la mia visione iniziale e come si è evoluta nel tempo? 5. Cosa ci rende diversi dai nostri concorrenti? Qual è il nostro unico valore aggiunto nel mercato? Come i miei interessi personali e la mia passione si riflettono nel mio business? C'è una sinergia tra i miei interessi personali e gli obiettivi aziendali? Quali sono gli obiettivi a lungo termine della mia azienda? Dove vedo la mia azienda tra 5, 10, 20 anni? Come posso misurare il successo del mio scopo aziendale? Quali indicatori posso utilizzare per valutare l'efficacia della nostra missione? 9. Che impatto voglio che la mia azienda abbia sulla comunità o sul mondo? Qual è l'impronta che desideriamo lasciare? 10.
Quali cambiamenti o miglioramenti potrei considerare per allineare meglio l'azienda al suo scopo? Siamo sulla giusta strada o ci sono aree che necessitano di aggiustamenti? Motivo per identificare il scopo aziendale. Un motivo valido per intraprendere questo passaggio è che avere un chiaro scopo aziendale può trasformare completamente il modo in cui l'azienda si posiziona nel mercato, migliora l'engagement dei dipendenti e aumenta la lealtà dei clienti. Quando il scopo di un'azienda è ben definito e comunicato, i dipendenti si sentono più connessi e motivati, lavorando non solo per un salario, ma per una causa più grande. I clienti, a loro volta, tendono a sviluppare un forte legame emotivo con il brand, preferendolo su altri meno definiti o meno risuonanti con i loro valori personali. Inoltre, un'azienda che agisce in coerenza con un chiaro scopo è spesso vista come più autentica e degna di fiducia, attrarre investimenti e opportunità di partnership più strategiche.